La storia degli anni 50 nasce con lui. Lui è De König. E parlare di De König, credo, oggi significa parlare di un gigante di immani proporzioni. Una storia che nasce dal suo imbarco clandestino in una nave, che poi una nave che lo riporta alla celebrità. E ricalca il più classico dei miti americani, no? Quello dell'emigrante che attraversa l'oceano alla ricerca di una vita migliore. E vive di povertà e arriva a successo. De König, l'uomo, l'artista, un ritratto vivo e ricco di dettagli che si lega alla sua vita complessa, legata all'alcol, legata all'arte, agli intrecci di quella New York con Pollock, con Gorky, con Rochko, con Klein, la formazione accademica, il primo impiego, la depressione. Gorky, che ovviamente influenza notevolmente la sua arte perché era già una figura carismatica su New York, e soprattutto, cari amici, la capacità di essere e diventare il più grande protagonista dell'espressionismo astratto accanto a Pollock. Ok? De König, all'apice della sua fama, si lasciò travolgere da un turbine autodistruttivo fino a diventare protagonista di un nuovo mito americano, quello dell'uomo divorato dal suo stesso successo. Potremmo parlare di James Dean, potremmo parlare di Marlon Brando, potremmo parlare di Steve McQueen, e parliamo anche di De König. Se il giorno dipingeva potenti astrazioni e provocatorie figure femminili, la notte viveva al Cedar Tavern, o per strada come un barbone, con eccesso di alcol, seduzioni spregiudicate e accese discussioni con gli amici Klein e Frank O'Hara. Negli anni 60, prostrato dal febbrile mondo dell'arte, distrutto dal successo, si ritira a Long Island, negli anni 60, dove si dedicò a una straordinaria serie di pastorali lussureggianti. Fino alla fine, piegato dalla demenza senile, De König rimase il pittore di sempre, quello che trascorreva le giornate davanti alla tela e che non esitava a distruggere le proprie creazioni, pur di rinnovare uno stile in perenne movimento e fatto di continui distacchi, perché come lui stesso amava e diceva, dichiarava, bisogna cambiare per rimanere uguali. E allora è con grande emozione, cari amici, che oggi, ripeto, indipendentemente da qui, sì, se c'è qualcosa che vi interessa, ditemelo pure, come già è accaduto, insomma. Andiamo a valutare la grandezza della storia, vedete, sono argomenti complessi, sono argomenti importanti, sono argomenti che hanno un peso. Questo era De König. E che soprattutto, ve lo dico con i brividi sulla pelle, davvero con una grande emozione che corre sul filo, come amerebbe dire Emilio Cavallini, oggi mostra tra l'altro a Los Angeles, all'Istituto Italiano di Cultura. Questo è De König. Questa è la sua storia, la sua vita e questo è il nostro tempo. Parlare di De König significa parlare di valori milionari. Noi abbiamo recuperato una delle ultime aggiudicazioni, se non sbaglio, un'immagine, l'ultima che ti ho mandato, con questo valore, l'hai trovata, sì? Quella di questa mattina, con questo valore enorme che vorrei condividere con voi. Guardate che cos'è, guardate che cosa c'è scritto. 16 milioni di dollari, 16 milioni, anni 70, ma perché? Perché gli anni 70 sono gli anni della ricchezza. E in quello che vedremo a breve possiamo osservare De König mentre stende la vernice, mentre la gratta, mentre la riapplica, abbozza una parte del dipinto, la sovrappone. E gli anni 70 sono gli anni della sua, dove rifiorisce. Una vita turbolenta, arriva in America, si inserisce nel gruppo degli espressionisti astratti. Su di lui hanno creato mostre, hanno creato eventi. È sempre molto difficile, sapete, presentare o aprire una televendita con un'opera di questa entità. No? Quando gli altri si arrabattano per vendervi delle cornici,
le tarme, parlare dei giganti, come accade spesso, Manzoni, Burri, Fontana, Tancredi, Riopel, è sempre molto più difficile, proprio per non confondersi, proprio perché dominare il mercato significa superare la competizione, elevarsi al di sopra, no? Qui c'è la competizione, se lo domini sei sopra. Secondo i miei cari amici, oggi ho il piacere di potervi offrire qualcosa di brillante, di coinvolgente, di sconvolgente, di autorevole. La storia di William de Kooning, che rileggiamo in una delle opere più importanti del mondo. È come se con questo capolavoro fossimo di fronte a Freud, è come se Freud stendesse sul lettino de Kooning, sondasse i suoi misteri, i misteri del suo lavoro criptico e mutevole, seguisse la parabola dell'arte contemporanea per tutto il XX secolo e arrivasse a riscoprire una delle opere, forse la più sorprendentemente lucida, completa, complessa e articolata della storia dell'arte mondiale. Ribadisco, questo è uno dei momenti forse più sacri, non è mai accaduto prima nella storia e della letteratura pittorica e dell'arte, di poter visionare ciò che si vede nei musei, ciò che è stato nei musei che vi documenterò, vi farò vedere, accanto ai più grandi Pollock. Allora, così come si suol dire, si parla di Pollock, non più un punto di riferimento, non più un punto d'arrivo, non più un sogno, ma il sogno che diventa realtà. Signori, William de Kooning, eccolo, il più grande di sempre, da brividi sulla fronte, perché questa immagine, il grande capolavoro di de Kooning, ci riassume tutto ciò che è scritto qua dentro, questo best seller dedicato a lui. Partiamo, potremmo parlare della sua infanzia, dall'Olanda, ma partiamo dal suo nome, de Kooning. De Kooning in olandese significa il re. Aveva origini tutt'altro che nobili, nasce nel 1904, 24 aprile. Ovviamente si parla di tutto ciò che caratterizza la sua infanzia fino all'approdo, no? In America. Perché è importante capire il significato del nome de Kooning? Grazie. Perché è qualcosa che ritroviamo. Oh, vedi. Chiedo scusa, voglio farvi vedere un'altra cosa. Quella di prima era di 16 milioni. Questo è di 54 milioni. 54 milioni, Christie's New York, 15 novembre 2016, 4 mesi fa, 54 milioni 757 900, 60 milioni di euro lo scorso novembre, 60 milioni di euro, questo per farvi capire dove siamo oggi, signori, non sulla Luna, non su Marte, siamo in un'altra dimensione, impensabile, inimmaginabile. Pollock, de Kooning, il massimo, la più grande e massima aspirazione della storia mondiale. 54 milioni. Ho i brividi. Che passano dappertutto. De Kooning gramente aveva trascorso un'infanzia solitaria. Ancora prima di parlare aveva imparato a conoscere le voci adirate e i silenzi glaciali di due genitori che si detestavano. In olandese De Kooning significa il re. Seguitemi, cari amici, perché è qualcosa che merita il valore milionario di 60 milioni di euro di questo percorso. De Kooning, lo spazio, come abbiamo letto poco fa, nel suo libro, quello che vi leggevo davanti a Marcello Lo Giudice, è il concetto di spazio, appunti sull'arte di William de Kooning, come la creazione, come la genesi.
Allo stesso tempo il bianco e il nero non definiscono uno spazio positivo o negativo. La superficie si fonde in un ritmo pulsante. In un ritmo pulsante. Spesso tumultuoso. Le forme stesse esprimono una sorta di esuberante vigore, una velocità attraverso lo spazio. Altri pittori hanno definito la superficie pittorica un campo radioattivo. Nel 1950, De Kooning affermò: sono sempre in qualche punto del quadro, sono sempre in qualche punto del quadro. Ho l'impressione di muovermi nello spazio che utilizzo e di uscirne quando perdo di vista quello che volevo fare. Se il quadro ha un'espressione lo tengo, altrimenti lo butto via. Ascoltate, signore, sono sempre in qualche punto del quadro, l'impressione di muovermi nello spazio che utilizzo e di uscirne quando, no, lo perdo di vista. E questo concetto di ingresso e di uscita nell'opera di De Kooning ci fa capire dei valori, dei simboli che utilizzava. Intanto ripartiamo. Punto primo, De Kooning in olandese significa il re. Punto secondo, ha sempre avuto il concetto di spazio e lui è sempre entrato e uscito dal quadro nel momento in cui ritrovava l'equilibrio corretto. Entrava e usciva, memorizziamolo. Parlando di Ingres Cézanne, mi ha iniziato al mondo delle preoccupazioni di un artista. Trovare il piano del dipinto, il ruolo del movimento, della velocità, dell'immobilità della creazione, gli effetti del colore. Bill preferiva lasciare una porta aperta, un punto da cui entrare, simile forse ai tabù degli indiani d'America sulla chiusura del cerchio, anche se uno ha tre dimensioni e l'altro due, una sorta di spazio asintotico. Una porta da cui entrare e uscire, un po' rievocando il concetto degli indiani d'America. Quindi abbiamo detto, mamma mia, non è monumentale, è qualcosa da impazzire. C'è qualcosa di Dostoevsky all'interno di De Kooning, sicuramente, perché non potevi mai prevedere che cosa l'avrebbe fatto esplodere, ha sempre avuto questa caratteristica. Però ricordiamoci, De Kooning in olandese significa re. Concetto di entrare ed uscire dal quadro una volta trovato l'equilibrio, come nella cultura indiana degli indiani d'America sulla chiusura del cerchio. Quindi Bill preferiva lasciare una porta aperta per entrare e uscire dal quadro. Nel giugno del 1950, dopo aver mandato, sapete che De Kooning è stato uno dei pupilli della Guggenheim, con Apollo, con De Kooning, insomma. Grazie, 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 grazie per il vostro seguito e la vostra partecipazione. Sapete che il Guggenheim di Venezia nasce proprio con De Kooning e con Apollo e con il nostro Tancredi. Dopo aver mandato questo grande lavoro a Venezia, De Kooning attaccò due fogli di carta più alti di 2 metri alla parete del suo studio e iniziò i disegni che avrebbero portato a uno dei dipinti più inquietanti e chiacchierati d'America, Woman First. Ci volle molto coraggio ad abbandonare lo stile astratto, proprio quando a 47 anni assaporava per la prima volta il gusto del successo. Si trattava di una dichiarazione di indipendenza e nello stesso tempo di un modo romantico per affermare che nell'arte deve prevalere la voce interiore. Non a caso, spesso e volentieri, questo è un altro punto fondamentale, De Kooning e Pollock, la sera, con una bottiglia di vino, litigavano, amici, grandi amici, discutevano, litigavano, si ubriacavano. Tant'è vero che anche Pollock, quando di notte alle 5 di mattina si schianta contro quel palo, quei pali che poi, e muore, che poi aveva dipinto 2 anni prima, era appena uscito dal bar a Long Island, dove aveva discusso con De Kooning. E qual era il motivo della loro discussione? Era sempre quello. Pollock, condannava De Kooning, poi gli diceva: ma smettila, tu cosa parli a fare di pittura che ancora non hai ben capito se vuoi fare figurazione o vuoi fare pittura astratta, perché De Kooning amava spesso celare alcune forme sotto l'astrazione e le riconosceremo tutte oggi. E De Kooning dal suo canto gli diceva: ma tu cosa parli a fare che il pennello non lo tocchi nemmeno?
pensi di fare dei capolavori lanciando delle secchiate di colore sulla tela. Ed era un botta e risposta continuo tra un bicchiere di vino e l'altro, fino ovviamente allo sfinimento. E in una di queste sere a Long Island, appunto, Pollock trova la morte rientrando a casa ubriaco perché si schianta contro quel palo. E ancora una volta il ritorno alla figura significava la ripresa di qualcosa che non aveva mai abbandonato e che del resto non avrebbe abbandonato mai. Data l'evoluzione storica verso l'astrattismo, tuttavia era normale che negli anni 50 molti pensavano che De Kooning fosse approdato all'arte astratta partendo dallo stile figurativo e passando per l'astrazione in bianco e nero. La donna, nella rappresentazione di De Kooning, ha un ruolo fondamentale, la donna, la sua amata donna. Lui fu ossessionato dalle mutevoli espressioni dell'essere femminile, sempre ossessionato. La donna poteva essere aperta, misteriosa, provenire dall'antica Mesopotamia, così come poteva essere quella moderna di Hollywood. Forse doveva qualcosa alle donne di Picasso, ma rifletteva anche le divinità simboliste che popolavano l'arte quando lui era giovane. Muse che spesso assorbivano e possedevano gli uomini. Poteva essere madre, moglie, mostro, amante, una creatura al tempo stesso terrena e allucinante, grottesca, crudele, monumentale, caricaturale, divertente, una dea moderna che poteva possedere l'osservatore, ma non esserne posseduta. Con un'immagine talmente ambiziosa e fantasmatica, De Kooning, esatto, sperava di aver realizzato appunto quel quadro che poi è andato a Venezia. E qui, cari amici, le sue donne degli anni 40 erano ancora alla mercé di Picasso, sì. Poi degli anni 70 ovviamente riscopre un'altra identità. Abbiamo detto che De Kooning in olandese significa re. Abbiamo parlato della capacità di poter entrare e uscire dal quadro attraverso la porta. Abbiamo parlato del valore, del simbolo della donna, che è sempre stato ossessionato, l'ha sempre ossessionato, nell'arte di De Kooning e soprattutto del rapporto che ha avuto con la sua amata donna, che poi più volte ha ritratto, con il quale poi si sono lasciati e con la quale poi si sono ritrovate a cavallo degli anni 70 e dove lui ha avuto la stagione più fervida. Il quadro che ha fatto 57 milioni di euro è del 75. Il quadro alle mie spalle è di quella stagione del 74, giusto? Proprio la stagione, proprio il momento in cui lui si rimette con la sua amata, questa, come dire, vita turbolente, questo rapporto di coppia. Lui si rimette con la sua amata e ritrova quella primavera di colori che ritroviamo qui. Benvenuti, eh? Grazie. E allora è chiaro che passo dopo passo andiamo a costruire l'identità di questo capolavoro. La presenza della donna, elemento fondamentale. Il re, il concetto del colore, che ripeto, cari amici, ripeto, vi faccio vedere una cosa. Eccolo. Questo quadro, come vi ho fatto vedere, ha fatto 54 milioni di euro, ok? 54 milioni, va bene? 54 milioni. Vedi, i colori sono gli stessi, trovi il rosa, trovi la stessa punta di rosa, gli stessi azzurri, la stessa bianca, sembra molto simile, vieni, vieni, guarda, guarda che lavoro. Bianco, quello rosa amarena, quegli azzurri bellissimi che sono qua, ok? Ma perché? Perché questa è la stagione dell'amore, come amava cantare, chi era? Baglioni e la stagione dell'amore, viene va. La stagione dell'amore, gli anni 70. Il biglietto non lo facciamo pagare, no? Accomodatevi, prego. Perché ritrova la sua compagna. E Al Pacino disse, "Shant of a woman", no? La devi annusare, la devi sentire. Lui era cieco, no? Eppure, esatto, è la stessa cosa, la stessa cosa. E non solo. De Kooning ha sempre avuto due grandi sogni, quelli legati alla fuga e quelli legati al rinnovamento.
e ha sempre avuto un interesse particolare per porte e finestre, entrare e uscire dal quadro. Lo ricordate il concetto indiano? Nell'opera Excavation, negli anni 50, aveva aggiunto una piccola porta nella parte inferiore della tela. L'opera Excavation è un'opera che vale più di 100 milioni di euro. Per un uomo insoddisfatto che tornava stanco a New York, una porta rappresentava un'immagine potente, un rettangolo che rimandava sia l'apertura sia la chiusura di un'opportunità. Lui la usava per entrare e uscire dal quadro, ma come valore simbolico è l'apertura e la chiusura di un'opportunità. Il fiume, ovviamente, era un antico simbolo di vita, di rigenerazione. Un corso d'acqua poteva rappresentare il cambiamento, il movimento, corso d'acqua, il fiume, rigenerazione. Il movimento, la libertà, la paura, la beatitudine. Nel dipinto una porta rettangolare è raffigurata in un'esplosione di toni rosa e gialli. La porta di De Koning era sempre ambigua, poteva simboleggiare un movimento di gioia, di gioioso sollievo, sia una pugnalata di nero inferta al cuore della vita. Nei primi anni 60 e soprattutto dagli anni 70 era ossessionato da due grandi visioni, una piena di vita, l'altra disperata. Sognava di lasciare New York, costruirsi una nuova stile, eccetera, eccetera. Robert Frank in quegli anni ritrasse di Koenig una serie di immagini che non idealizzavano il pittore, ma che ovviamente rendevano il suo aspetto più tragico. E allora possiamo dire, cari amici, che oggi questo forse vale più di Picasso, perché una delle opere fondamentali attorno alla quale De Koning ha creato un nuovo dipinto, un approccio diverso, considerando la figura come una struttura architettonica in cui poteva muoversi liberamente, come diceva Pollock, entrasse nei suoi dripping paintings mentre faceva oscillare ritmicamente le strisce di colore su tela. De Koning pensava di sfuggire ai suoi stessi maestri. Questo era lui. Abbiamo parlato, riassumendo, del valore di De Koning, che in olandese significa il re. La grande simbologia, il percorso delle sue opere in questa sua vita, anche legata alla disperazione, della creazione, della genesi, poter creare, e la maturità, gli anni 50, Guggenheim, la presenza a Venezia, il successo, poi la solitudine, la disperazione, ancora una volta, l'alcol e la malinconia. Poi la ripresa sul finire degli anni 60, gli anni 70 si ritrova, si rimette con la sua compagna di sempre e ritrova quel colore, ritrova quell'energia, quella positività che è la sua donna. Lui è sempre stato ossessionato dalle donne, tant'è vero che lui le ha sempre dipinte, ma le ritrova nei suoi quadri. E lui ha sempre avuto questa capacità di poter entrare e uscire dal quadro attraverso quella porta che diventa un simbolo, un luogo, grazie, da cui entrare e uscire e che gli consentiva di creare la sua immagine e somiglianza a questi luoghi. La donna diventa il simbolo, il fiume è il simbolo della vita, della rinascita, l'acqua che sgorga e la porta e poi la figura. Io veramente, signori, è da palpitazioni, ho la pelle che trema. Angelo, ci siamo? Andiamo ad esaltare ogni dettaglio. Aspetta, prima andiamo a esaltare i dettagli e poi andiamo lì. Seguitemi, cari amici, perché ha dell'incredibile. Finalmente un po' di luce! Luce divina! In olandese De Koning significa il re. Venite con me, guardate cosa c'è qua. Una testa con una corona. Il re De Koning. Testa e corona. Come nella più grande e abile pittura olandese, come in un dipinto di Vermeer, straordinario. Poi il fiume dal re. Il fiume scorre, questa linea azzurra, l'acqua, simbolo di saggezza, di beatitudine, di rinnovamento, scorre e dilaga
su questo capolavoro. Poi abbiamo detto e parlato di un rettangolo bianco che era rappresentato nei suoi capolavori, che rappresentava quella porta da cui entrava e viveva l'opera, nella parte inferiore del quadro. Vieni, eccola. Ecco la porta. Che lavoro! Vieni qui. Ecco, vieni qui. Door to the River, 1960. Ecco la porta, ecco la porta. Door to the River, pervaso da sogni di fuga e rinnovamento, De Koenig aveva dipinto. Aveva sempre avuto la passione per porte e finestre. Porta, porta. Per un uomo insoddisfatto che rientra stanco a New York, una porta rappresenta un'immagine potente. Un rettangolo che rimanda all'apertura, alla chiusura. Il fiume, quindi c'è la porta, c'è il fiume, simbolo di vita, rigenerazione, corso d'acqua, il cambiamento, il movimento, la beatitudine, la libertà, l'apertura, la porta, e ritrovare la sua compagna. E dici, e dov'è la donna? Eccola. Come una sirena, come una dea. Il volto, il seno, qui scende la vita, no? La vita si dove la cintura. La gonna lunga con lo strascico. La vedete? La donna che entra, arriva, cammina come una Venere, come una dea! Pazzesca! Pazzesca la divinità di De Koenig all'interno di questo capolavoro. Può bastare? Infatti dice... Tu Sharon, a Sharon. Questa io oggi posso, e sottolineo, è l'opera più grande e importante del mondo di De Koenig, anche a discapito di quella che ha fatto 60 milioni di dollari. Non è luce, è l'apoteosi. Oltre 54 milioni di dollari, e chi l'ha preso non è un cretino, ovvio, i colori sono gli stessi, ma non ha la stessa simbologia. E ovviamente i giornali restano, News of Brooklyn, Social News, perché sono la base della sua ricerca. Perché l'opera, è più importante al mondo di De Koenig? Perché qui chiude il racconto della sua vita. Qui completa quel viaggio, con tutta la sua simbologia, la porta, poter entrare e uscire dal quadro, il re, il fiume, beatitudine, la donna, la sua donna, ciò che l'ha sempre... si erano lasciati, gli anni 50 e gli anni 60 sono gli anni bui, sono gli anni dove lui è ossessionato dalle donne, dove le dipinge, dove le graffia, e qui la ritrova, come una Venere entra. Quindi questo cambiamento radicale della vita, cambia anche i colori, cambiano i colori, infatti avete visto questa primavera che sboccia che fa 60 milioni di dollari e che ritroviamo in questo capolavoro sublime. C'è di più però. Perché l'opera autobiografica? Questo è De Koenig, questo è lui. Guardatelo bene, signori. Perché dietro quest'opera c'è questo volto. Sì, è possibile. Aspetta, prima lo facciamo vedere così, te lo indico, poi lo mettiamo. Dietro quest'opera c'è questo volto, c'è lui. Questo è il viso. Ok? Questa è la bocca. Questo è l'occhio e questo è l'occhio. Questo è De Koenig in persona, ok? Volto bianco, la bocca, la stessa bocca carnosa, l'occhio e l'occhio. Vai con la magia della nostra regia. Questo è lui. Che si nasconde qua dentro e si perde e si ritrova qua. In questo grandissimo momento.
Oltre non c'è nulla. Mamma mia, che emozione. Questo è lui che appare e scompare nell'opera più importante e preziosa della storia universale. Signori, questo possiamo dirlo, è il più grande patrimonio del mondo di William de Kooning. Altro? Pubblicità! Da standing ovation. Parliamo di quello che volete. Mandiamo la pubblicità. Consigli per gli acquisti, perché è qualcosa di incredibile. E quindi andiamo a rileggere e rievocare il re de Kooning. Eccolo che significa in olandese il re. E andare oltre è impossibile. Impossibile. Ovviamente capire i valori, capire il livello e l'entità di questo capolavoro significa leggere. Pronto? Come stai, Giuseppe? Salutiamo Giuseppe, dimmi, dimmi, come lo vedi questo quadro? Aspetta, 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 diccelo in diretta. 80 milioni di dollari è arrivato questo elemento qua. Esatto. È il numero uno di sempre. Per me è meglio di più grande di Picasso. Guarda cosa ti dico. Grazie Giuseppe, grazie, un caro saluto da tutti noi. Un abbraccio. A presto. Ciao. Quindi vedete cosa succede di fronte. Cioè, questo di Mark Stevens e Annalyn Schwann. Maurizio, buongiorno, ben trovato. Tutto bene? Grazie di esserci. Una biografia magnifica, ben documentata ed esaustiva. Brillante, coinvolgente, autorevole. Racconta la storia di William de Kooning. Pazzesco. Non tutti gli artisti hanno avuto una vita affascinante. De Kooning, sì. La prova nella splendida biografia che Stephen Schwann gli ha dedicato. Questa è la biografia magnifica. E questo è il capolavoro che riassume la vita di De Kooning come questo capolavoro della letteratura, un best seller. Non esiste oggi al mondo un'opera più grande di questa, anche perché non ho finito. Tra l'altro, dal romanticismo all'informale, Turner, Monet, Pollock. Questa è una grande mostra che si è tenuta, un grande museo, dove tu salivi le scale, arrivavi in cima alla mostra. Ma signori cari, qui non c'è, quanto costa? 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni? Si è fatto 120 milioni di euro, cioè, c'è un limite? No, chi lo vuole sa che dice, guarda Gianluca, lo voglio, basta, non mi chiede neanche il prezzo, cioè, non è una questione di valori, perché sono impensabili. Sono impensabili, è inquantificabile. Qua e qua, ti faccio vedere una cosa. Questa è la grande mostra, adesso appena lo trovo, che quando lo cerchi non lo trovi mai, dove tu salivi le scale, ok? Nell'unica sala, in alto, c'era Pollock e De Kooning. Ed è questo, ok? Questa mostra era un confronto, questo Pollock era sulla sinistra, questo De Kooning sulla destra. È ovvio, cari amici, che il lavoro di De Kooning è altrettanto inquietante e straordinario nei colori che caricano i fogli di giornale su cui il pittore ha dipinto gli impasti. Spessori variati, spatolate. Questa tavolozza di De Kooning, dolceagra, a rossi, gialli, azzurri intensi, memore di Enzo. Questa sua espressione è un furibondo slang. Ci lega pure il lettore soltanto un catafascio di ritmi, di violenze, di cose. Non è jazz freddo questa volta. Può sembrare,
in violento falsetto cromatico, la voce di una cornetta che trapassa dall'espressionismo all'umore, dalla densità dei sensi agli acuti dello sfacelo morale. A questo punto già noi ci auguriamo che la forza innegabile di un De Koenig, di questo De Koenig o di Pollock, così potentemente dotati, possano di nuovo più umanamente incarnarsi. La voce di una cornetta che traparsa dall'espressionismo all'umore, dalla densità di sensi agli acuti dello sfacelo morale. Pazzesco. Allora, è chiaro che qui, come si vuol dire, mi viene in mente, no? Si parla di ritmo, si parla di 60 milioni di euro, si parla di valori assoluti, si parla di ciò che non si vede nella vita e non si paga neanche il biglietto per andarli a vedere, ma mi viene in mente un ritmo, mi viene in mente qualcosa che voglio farvi vedere e condividere con voi, perché qui lo possiamo gridare, qui c'è tutto, c'è proprio quella dimensione tipica che riscopre anche gli anni di De Koenig, gli stessi anni. L'applauso era scontato per il grande De Koenig. E il ritmo è lo stesso, sentite. E poi parte, no? È la stessa cosa. Eh? Al Jarreau. Lui faceva la stessa cosa, ma lo faceva col vocalizzo. Questo era un genio. Questo è sempre stato un genio, no? E, beh, e d'altronde, cari amici, il concetto è lo stesso. Cioè, quella musicalità che aveva, ce l'aveva solo lui. Esatto. E quindi qui si riscopre la stessa dimensione. Devi farlo più spesso, eh? Senti, senti. Stessa identica cosa, stessa identica cosa. Senti, qui c'è tutto. Ciò che non trovi da nessun'altra parte. Non è una follia. Sì. Massimo, come stai? Ti provoca un dolore enorme non poter avvicinarti a quest'opera, Massimo, lo credo. Pensa che io sono in fibrillazione, che ce l'ho qui. E poi non vi ho fatto vedere una cosa. Vabbè, Emily Lipton Gallery, Prince Street, New York. Turner, Monet, Pollock, perché questa è stata pubblicata. Lo sai che dobbiamo sistemare un attimo il chiodino? Datemi un martello, che cosa ci vuoi fare? Sì, vieni, vieni. Sì, mandalo, mandalo così lo vediamo, con l'autoritratto, stupendo. Eccolo. È incredibile. Poi vediamo come entra ed esce dal quadro. Vedi, lui ha dato tutte quelle chiavi di lettura, ma bisogna studiarlo, bisogna capirlo, bisogna vederlo. Bisogna conoscere questo dettaglio, altrimenti non si comprende, altrimenti si perde. Quindi, cos'altro? De Koenig, la pittura come fugace impressione, eccolo. Queste sono le sue donne. Vedete com'è cambiata l'espressione del gesto di De Koenig? E signori, tutto il resto diventa una fregnaccia. Scusatemi, eh. Dobbiamo parlare che questo è il più grande patrimonio, questo è il più grande investimento. Quanto costa? 2 milioni di euro, 3 milioni di euro, 4 milioni di euro, 5 milioni di euro.
Ne ha fatti 60, stesso periodo, stesso ciclo, tra il 74 e il 76, 1974. Ritrova la sua amata e la donna da subire le influenze picassiane, anni 40, 50 e 60, quindi subire anche, no? Era Hélène, la sua grande Hélène. Era lei, guarda. L'eleganza di una dama dipinta da Raffaello. Questa era Hélène. E la riporta. La riporta... Beh, ma scusatemi, signori, ma com'è Picasso? Vedete, Picasso era capace, uno standing man, di dipingere così o di trasformare quasi all'orrore le sue figure come il cubismo, giusto? E lui la riporta nella sua eleganza, la sua donna, come una dea, come una Venere che esce dalle acque, una sirena, vedi? Il volto, il seno, qui la gonna larga, quasi uno strascico, la spola, vede, la dipinge come sua sposa! La dipinge come sua sposa e la ritrae qui. Sta entrando nel quadro, gli sta andando incontro! È qui che cambia la sua pittura. Dai toni più scuri, dai toni più violenti degli anni 40 e 50, c'è sempre stata una nota di colore, poi si avvicina agli anni 50 e 55 ai bianco e nero di Pollock, alla pittura informale. Te la faccio vedere. Ecco, che è questa poi, la copertina. Ok? E non a caso, fermati qui, guarda che cosa c'è in copertina, la porta di De Koenig. La porta di De Koenig. Quella porta che è qui. Yeah! Che lavoro, signori! Amici, che lavoro! Ma la cosa che mi manda in visibilio è che questa... Come diceva il grande De Koenig, l'arte non sembra essere capace di darmi pace e purezza. Mi sento sempre avvolto nel melodramma della volgarità. Io credo che questa possa definirsi l'opera più raffinata al mondo. L'opera più raffinata al mondo del grande De Koenig. Un'opera che ci fa cantare, un'opera che ci fa ballare, un'opera che ci dà questa armonia. Perché è il completamento di una vita vissuta nei 20 anni precedenti, ovviamente con alti e bassi, e questa, a Long Island, è il suo equilibrio assoluto. Il racconto di una vita dove lui, il suo autoritratto, il suo volto bianco, la sua labbra, il suo sguardo, qui e qui, lo vedete? Bocca, il volto, a Sharon, la porta, e lo rivediamo ancora una volta, dentro, qua c'è la bocca, qua ci sono gli occhi, che coincidono con lui, bocca, occhi, e il volto bianco. Eccolo, signore. Adesso capite perché ha fatto, con quest'opera molto simile, 54 milioni di dollari. Quanto vale? 54.757.900.000 dollari, eccolo. Qui ci sono questi rosa amarena, questi azzurri, questi bianchi, ma non c'è la ricchezza, non c'è il simbolo, non c'è il completamento, qui compie il miracolo, perché è l'opera più autobiografica, è l'opera più solenne, è l'opera più grande. Passa in rassegna, avvicinati, dove la qui De Koenig, amici, questo è De Koenig, non si vede nemmeno nei musei. Lei è un bravo artista, è il più grande di sempre del mondo. A volte è un punto di riferimento, a volte si cita, ah, bravo come De Koenig, questo diventerà, e l'erede di questo è William De Koenig. Ed è l'apoteosi, l'espressione massima di sempre. Esatto. Esatto. È stra
strabiliante. Qui siete nell'Olimpo. Qui siete nell'Olimpo, cari amici, un Olimpo fatto di realtà assolute che certamente non si comprano, non si vedono, né in TV, né nelle più grandi gallerie, da nessun'altra parte. Ecco allora la solennità, vedete cari amici, qui bisogna mettersi in preghiera, qui è tutto ciò che dice, ah sì, il più grande, il più bello, il più tutto, sì, qui sì. Ma come vedete il filo conduttore, la traccia è quella, il grande lo giudice del Red One, Red and Red, James Brown, William de Kooning. Allora dici, ma sai come si può investire? Come... Chiaro, parliamo di cifre importanti, parliamo di valori, ma ci sono poi artisti, come avete visto, abbiamo aperto con coloro che oggi, accanto a questi nomi, sulla scia dell'importanza di questi nomi, si possono ancora considerare. Ma è chiaro che così come parliamo di Fontana a qualche milione di euro, così come parliamo di Burri, così come parliamo di Manzoni a 3-4 milioni di euro, quanti ne avete visti? Quanti? Ditemelo. Ditemelo, signori, ho ricevuto 28 messaggi, 200 chiamate, ditemi quello che è stato, continuano con i messaggi, nuovi amici, assolutamente, un continuo, ma perché? È normale, no? Ovvio. Questi oggi sono i momenti da incoronare. Poi potremo parlare della storia di De Kooning, degli anni bui, ma la cosa fondamentale per me oggi era inquadrare l'importanza, qui, questo vi fa capire che un'opera non è uguale all'altra, cioè se quell'opera ha fatto 60 milioni di dollari ci sarà motivo, no? Vedi, la donna, abbiamo parlato di De Kooning, l'uomo, l'artista, in olandese significa re, lui si è dipinto, ha dipinto molto con la corona, ha dipinto il re. Lui qui ha dipinto se stesso, questo è il racconto di una vita, della sua vita. Ecco perché non esiste patrimonio più grande, non esiste opera più significativa, non è impensabile. C'è la figura, c'è la sua amata donna, c'è la sua amata Hélène, c'è la porta, c'è il fiume, in mezzo scorre il fiume. Ma c'è semplicemente, signori, il più grande ed evocativo ed emozionante patrimonio museale. Da MoMA. Anche voi domani potrete dire di aver visto uno dei più grandi capolavori, pieno di vita, dove De Kooning ha raccontato tutta la sua vita con questa simbologia, con questa metafora che rende immenso, rende grande il mito. È questo il momento fondamentale. Allora, quali sono gli investimenti più grandi? Ditemelo. Quali sono? Ho fatto 60 milioni di euro. Una telefonata in diretta, avete sentito il nostro amico, più di Picasso. Più di Picasso. Soffriva di tachicardia. A volte pensava di essere sul punto di morire. Una notte si precipitò nello studio di Conrad e iniziò a piccare la porta. La sola idea di dipingere una figura e poi distruggerla gli fa male. Quello era l'uomo, non dimentichiamolo, che disegnava come Ingres e poteva dipingere con la dolcezza dei grandi maestri. Questo era De Kooning. Eppure lui doveva distruggere tutto, schiaffeggiare la tela con quelle pennellate violente. Ecco perché qui capite, è arrivato a fare, perché lui poteva dipingere come Ingres. E questa nella testimonianza più grande. Guardate un lavoro degli anni, della fine degli anni 30, Carboncino, è un lavoro del 40, 38 e 40.
Vedete? Qui si vive ancora l'influenza picassiana. Poi capite come cambia dal 50 con Pollock, il colore prende il sopravvento, la matrice esistenziale domina, no? Il fatto di graffiare, distruggere la tela, così come Pollock agiva sul quadro, negli anni 50. Dalla fine degli anni 60 torna ad emergere la figurazione. Ovvio che, come vi dicevo, la grande lite tra Pollock e De Koenig è sempre stata quella. Pollock accusava De Koenig di non avere un'identità e gli diceva: ma come, tu che passi dalla figurazione all'informale, dall'informale alla figurazione e non sai ancora che posizione prendere? E De Koenig gli diceva: tu invece non tocchi nemmeno il pennello, fai degli scarabocchi. Questa è l'opera che forse che esprime al meglio, permeata di quei soggetti, di quell'identità, di quella figurazione sottostante, di quella radice legata alla cultura romantica, di Ingres, di Ensor, sostenuta da quel segno, sostenuta da quella metafora, il fiume che la rende sublime, la purezza, la beatitudine, la libertà raggiunta e ritrovata dopo 40 anni, accanto alla sua Hélène, che parte dal centro, dove lui ha il naso, divinizzata. E poi questi tre colori, dipinta con tre colori. Quattro, il nero, l'azzurro cielo, il bianco, e questo rosso, una marea leggero, un rosso corallo, stemperato. Tre colori. Ma è una delle massime espressioni, il più grande capolavoro di De Koenig del mondo, perché racconta della sua vita, è il riassunto della sua grande storia, è il riassunto della sua grande storia, fatta di eccessi, fatta di quei cambiamenti, perché come amava dire, bisogna cambiare per rimanere uguali. E lui infatti qui è tornato ad essere uguale agli anni 30, grande come Ingres in quella figurazione. Ma è cambiato, ma è rimasto uguale. Ed è tornato con la sua Hélène. Quindi i colori sono sbocciati, è stata la primavera che riscopriamo. Quanto vale, signori? 5 milioni? 8 milioni? 10 milioni? Chi può dirlo di più? Ecco allora, immensamente ci rimettiamo alla grandezza del mito di Koenig, passo dopo passo, un passo alla volta, riusciamo a leggere, a considerare la grandezza. Quasi una pastorale. Qui c'è un'altra porta, guarda. È la stessa che ritroviamo qui. Guarda. Eccola qui. La porta e la porta. Entrava e usciva dal quadro. Mamma mia, che lavoro. È incantevole, signori. È l'astrazione sublime, è il senso del sublime espresso dalla pittura paesaggistica del romanticismo inglese e tedesco, come hanno scritto in America negli anni 40 e negli anni 50. È sublime in quanto concetto che esprime l'esperienza umana del timore reverenziale e del terrore suscitati dalla smisurata potenza della natura. Aveva pervaso la poesia, la filosofia, l'estetica dalla fine del XVIII secolo fino al XIX secolo. Dopo Hiroshima, in un'epoca in cui l'unità di valori estetici ed etici appariva fortemente in crisi, i pittori americani sembravano riprendere quella tradizione e trasferirla nell'arte moderna. Verso la fine degli anni 50, William De Koenig cominciò a interessarsi alla pittura paesaggistica e dalle donne passò alle emozioni, al concetto di paesaggio, paesaggio della mente. Colori, atmosfere, luoghi, diversi da quelli celebrati da Monet e da Constable. De Koenig non dipingeva all'aperto, ma nell'atelier. E lui, Pollock, Klein, Newman, sono i più grandi di quel periodo che giunsero al successo. Grazie anche
ai rapporti con Peggy Guggenheim. E la bellezza di quest'opera è quella che racchiude proprio l'intimità di Long Island, quando lui si trasferisce a The Spring. Perché? Perché lì lo studio del paesaggio condiziona l'artista, perché lì osservava i riflessi della luce sull'acqua, come i pescatori. E per una qualche ragione la vicinanza del mare, diceva, mi fa sentire bene il mare, l'acqua. La sua tavolozza vira verso le tonalità della natura, come se ai colori fosse stata aggiunta della sabbia. Sabbia, la natura. E quindi il grigio-verde, e quindi... Grazie Giuseppe, mi dice, un momento così ti rimane per sempre. Grazie Giuseppe, sono io a ringraziare te. Un momento così ti rimane per sempre. Grazie, sono io a ringraziare te, perché insieme a tutti i nostri amici condividi con il sottoscritto questo momento eterno, eternamente quindi insieme, in un momento indimenticabile. Grazie davvero Giuseppe. E più o meno contemporaneamente De Kooning interrompeva la serie delle donne precedenti e comincia a dare spazio a questi segni, a questi luoghi. Pazzesco. La porta. Gli specchi d'acqua, la natura, la complessità di una ricerca che a questo livello, cari amici, qui ritroviamo Alain de Kooning. Eccolo qui. Negli anni 70 le condizioni fisiche del pittore erano peggiorate, questo periodo. Fu allora che Alain de Kooning riallacciò i contatti con il marito. I due si erano separati nel 55. Alain de Kooning si era fatto un nome come artista e aveva insegnato nelle varie università, tra cui Nuovo Messico, ad Albuquerque e a Davis in California. Nel 75 aveva acquistato una casa di Stampton, Long Island, e si era trasferita. Qui, ovviamente in questo periodo, si riunisce a De Kooning. E grazie a questa unione, De Kooning evitò la terapia di disintossicazione, smise di bere e fu la condizione essenziale per la sua crescita artistica. Signori, che magia, che magia, che opera superba, indimenticabile, come quella che ha superato i 60 milioni di dollari. Ditemi che cos'è, signori cari, ditemi che cos'è, perché oggi cambiamo il corso della storia, perché oggi si compie un miracolo. Si compie un miracolo vero con l'opera più completa, l'opera più compiuta. Che si respira, signori. Che ripeto. Guarda, un'opera come questa ha fatto a maggio 1,5 milioni. Sì. Ma non ha questa ricchezza. Riassumendo, l'importa perché è fondamentale? Perché è la porta, il fiume, rinnovamento. Beh, lui qui si è disintossicato, ha smesso di bere, è rinato, stava morendo. Hélène, la sua compagna di vita, che ritrova dal 55, che si riavvicina a lui a Long Island negli anni 70, che ritroviamo qua, come vede, che entra nella sua vita dall'alto come un miracolo, perché grazie a lei lui ritrova se stesso e il suo volto qua, le labbra, gli occhi. E il re, volto con la corona. Perché? Perché qui lui torna ad essere il re. Ecco allora l'opera più completa. Il racconto di una vita. Narrata questa vita
attraverso quella porta. Lui amava entrare e uscire dal quadro per trovare quell'equilibrio. La porta che anche la Taschen ha messo in copertina. E che oggi certifica, che oggi completa il più grande patrimonio della storia dell'arte mondiale, del mondo. Momento che resta nella vita, come dice l'amico Giuseppe, per sempre. Come restano eterne, immutabili, come le stelle, queste opere. Oggi, tra un anno, 5 anni, 100 anni, 1 milione di anni. Signori, William de Kooning, eccolo, straordinario. Infatti, ha fatto 60 milioni, esattamente, degli anni del 77, questo è del 74. Ma perché la stagione più florida, no, non era in Florida, è la rinascita di William de Kooning. Come mai, cari amici, come non mai? Proviamo, vediamo il suo volto, come entra ed esce da questa immagine. Eccolo. Pazzesco. Pazzesco. Devo dire francamente che quello che sta accadendo oggi è il vero miracolo, indipendentemente dalla televendita, indipendentemente da qualunque altra cosa, cari amici, veramente una cosa, qualcosa di incredibile, qualcosa di emozionante, qualcosa di infinitamente superiore. Infinitamente superiore. E oggi la vostra presenza, la vostra attenzione ci rende giustizia e rende giustizia ai vostri sforzi nell'essere sempre presenti, nell'essere sempre stati attenti nel valutare le opere più grandi, gli investimenti fondamentali, le possibilità e le opportunità che nella vita accadono una volta, proprio per l'importanza, proprio per la grandezza che lascia un solco. Lascia, come dice l'amico Gian Pietro, una traccia indelebile nella nostra vita e nella storia dell'arte universale. Per questo racconto di vita distillato, così come vedete questo volume è di quante pagine? Sono quasi 900 pagine, 853 pagine. Best seller, vincitore del premio Pulitzer, del Los Angeles Times Book Prize e del National Book Critics Circle Awards, dell'Ambassador Book Award. 3 premi ha vinto questo book su De Kooning. Tutto ciò che trovi qui dentro è raccontato qui. Cioè, vi rendete conto che sintesi, cioè, vi rendete conto della grandezza di un genio? Perché? Perché ciò che è stato scritto in 900 pagine è raccolto in queste immagini. E allora si comprende, tornando a noi, il discorso della Genesi che abbiamo letto. Nella Genesi c'è scritto che in principio era il nulla, era il vuoto, che proprio da questo vuoto Dio diede inizio alla creazione. Per l'artista questo è un concetto chiaro. Basta un gesto per ottenere ciò che verrebbe descritto, viene descritto in 900 pagine di storia. 900 pagine. Adesso capite perché non ha prezzo, capite perché vale milioni di euro. Questo è il concetto. Il valore milionario è dettato da queste cose. C'è la vibrazione, c'è il concetto della storia, c'è il concetto del Genesi. E c'è soprattutto uno dei più grandi capolavori di sempre.
attraversato, no? Da quelle indagini, da tutto il ciclo artistico e di vita di De Koenig. E poi c'è questo fiume che adoro, questo fiume meraviglioso, la beatitudine, il cambiamento, il movimento, la paura, la libertà e la porta. Ecco, i due grandi simboli, quello legato alla natura e ovviamente il fiume, quello legato alla sua vita, alla sua metafora, è la porta. Ok? E allora, adesso signori, tocca a voi. Adesso tocca a voi scegliere.